Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Giobbe, capitolo 1, versetto 21. Completa fiducia. Ci sono periodi nella vita in cui piove sul bagnato, un guaio dopo l'altro, una brutta notizia dopo l'altra. Sii forte, non sei il solo a cui è capitato tutto questo. Conosci la storia di Giobbe? La Bibbia lo descrive come un uomo integro e retto, molto ricco e con una bella famiglia. Non aveva mai sviato il suo cuore da Dio, camminava sempre nel timore del Signore. Eppure la sua fede fu messa a dura prova. Fu spogliato dai suoi beni, i suoi 10 figli morirono, gli fu tolto tutto in un solo giorno. Ma lui rimase fedele e dichiarò quello che abbiamo ascoltato nel versetto iniziale. L'esperienza di Giobbe ci insegna che potremmo non conoscere mai la ragione specifica della nostra sofferenza. Malgrado ciò, dobbiamo confidare nel nostro Dio, sovrano, santo, giusto e buono. Non possiamo aspettarci di comprendere perfettamente i pensieri di Dio, ma possiamo credere alle sue parole. Egli afferma: «Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza». Come troviamo scritto nel libro del profeta Geremia, capitolo 29, versetto 11. Fidati di colui che non delude mai.